basso, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della valutazione ambientale strategica ai sensi della legge che lo prevede, relativamente al piano regolatore portuale. Quindi la regione ha emanato da poco i contenuti di questo studio sull'impatto ambientale che avrà il futuro porto di Messina e Tremestieri. In questo momento i cittadini sono chiamati a essere consultati per presentare osservazioni e posizioni in materia ambientale. Quindi impatto ambientale sulla nuova progettazione del porto, che a Messina porto, attenzione, significa dall'Annunziata fino alla via Tommaso Cannizzaro e poi di nuovo a Tremestieri. Questa VAS è stata presentata quando? La VAS è stata pubblicata il 3 novembre, ultimo scorso, sulla Gazzetta Ufficiale Regionale, e entro i termini di 60 giorni, quindi entro il 2 gennaio, c'era possibilità di presentare osservazioni. Quindi VAS presentata il 3 novembre del 2017, però prevede una previsione del futuro fino al 2012 e il 2015, nel senso che allora, il futuro dentro questa VAS è il 2012. Una delle prime cose che abbiamo eccepito e abbiamo osservato nelle osservazioni che abbiamo presentato è l'evidente anacronismo di certi dati. Probabilmente immaginiamo che questa VAS non è proprio così recente nella sua stesura, ma è un documento un po' vecchiotto, rispolverato all'ultimo momento per essere presentato. Sì, ci sono dati strani, per esempio al di là della presenza ancora di cose ormai non più attuali come l'inceneritore, il campo nomadi che non esiste più, eccetera eccetera, ma sicuramente dati che prevedevano già dal 2012 la presenza del ponte, quindi influenzano in maniera inevitabile anche i dati di traffico e tutto il resto, o dati che vedevano al parco autoveicoli futuro nel 2015, evidentemente già passato. Quindi una valutazione di impatto ambientale che possiamo definire surreale, visto che tutte queste cose mancano. Non... Sì, diciamo, chiaramente questo piano regolatore portuale prevede una trasformazione anche importante del paesaggio urbano, perché prevede, al di là di alcune rettifiche di banchine, eccetera, eccetera, ma anche due porti turistici, uno a Rada San Francesco e uno sulla Falce, e ovviamente, come tutti sappiamo, il nuovo porto di Tremestieri. Ora, prevedere queste modifiche importanti della geometria costiera e non prevedere nulla in merito a come evolveranno le correnti e quindi l'erosione costiera, dove verranno trattate, come le terre di sbancamento, come verranno trattate alcune fasi, per esempio relativamente alle faglie di sottosuolo, ecco, pensiamo che in una VAS queste cose non possono essere elementi mancanti, e questa cosa sicuramente è stata sollevata. Il patto per la Falce, ci sono dei valori, insomma, che loro non rispettano nel... Questo penso sia il nodo principale, centrale delle osservazioni che abbiamo presentato. Invito tutti quanti i lettori ad andare a guardare, come caso emblematico, pagina 30 della seconda parte del rapporto ambientale che abbiamo pubblicato anche sul sito del movimento che abbiamo messo in pubblica dal basso.it. Lì vediamo che il paragrafo, gli effetti del patto della Falce, è un paragrafo vuoto, sembra quasi una presa in giro. Ma non è tanto una questione di forma, magari una dimenticanza, il fatto è che poi tutti i parametri che ne conseguivano non sono stati evidentemente recepiti. Si torna a parlare di torri da 60 metri nella Falce, che erano state portate a 15, si torna a parlare di 120.000 metri cubi, che erano stati ridotti a 25.000 metri cubi di edificabilità erano in Falce. Erano stati ridotti nel patto per la Falce? Nel patto per la Falce. Il patto per la Falce, per chi non lo sapesse, è un documento sottoscritto da Regione, Autorità Portuale, Università di Messina, in cui ci si dava reciprocamente atto di alcuni parametri che andavano a ridurre il forte impatto ambientale inizialmente previsto nel piano regolatore portuale, per dare un rapido esito all'iter burocratico.